mi bloccava. Dico, ma chi sono io? Qui il Signore ha manifestato in tanti modi la sua santità, e io chi sono? Che mi accingo, ecco, affettuosa, delicata, rispettosa, discreta, sì. È un po' come chi si avvicina alle cose sante. Non puoi toccare, non a tutti è dato di toccare. Io ricordo quando ero ragazzino, guai a chi toccava, non so, il calice, non si poteva mettere le mani dentro, guai. O ricordo la devota attenzione quando, ricordo, cadeva un'ostia consacrata, il sacerdote dava la comunione, e allora tutti si fermavano, bisognava pulire, lavare, coprire il luogo dove era caduta la particola, la sacra specie. Sì, discreto, cioè le cose sante, sì, vanno rispettate, vanno amate, vanno custodite, vanno difese. Devo stare a distanza se sono un uomo intriso ancora di miseria e di peccato. Ecco, tutti questi sentimenti in quella notte si sono affollati con una emozione grandissima, ecco, poter essere colui che poi un giorno si dovrà raccontare quello che ha visto, quello che ha sperimentato. In fondo tutto questo itinerario così lungo del processo di ricognizione è una sfida continua. Davanti a un santo, che ne fai tu della tua chiamata alla santità? C'è una provocazione continua, dunque un esame di coscienza continua, e quindi uno stimolo perché esca fuori dalle secche della mediocrità e mi decida a volare alto. Ecco, questa è l'esperienza che mi sta facendo fare San Pio. Dopo quella notte, quali sono state le altre tappe che avete seguito? Ma le varie tappe che ci hanno condotti alla ricognizione meticolosa, puntuale, ma sempre devota e rispettosa del corpo di San Pio, anche per garantire una effettiva e diuturna conservazione, perché chiaramente il nostro corpo mortale è esposto agli agenti, vengono a mancare tutte quelle garanzie che danno consistenza le nostre articolazioni, a tutto quello che fa parte delle membre. Allora, ecco, è stato fatto un lavoro di purificazione, di attenta revisione, per rioffrire alla moltitudine di pellegrini la possibilità di vedere il segno attraverso il quale Dio si è fatto presente tra di noi per oltre 50 anni qui a San Giovanni Rotondo. E questo è stato fatto da esperti, dalla commissione medica scientifica, ed è stato fatto sempre in un clima di preghiera. Non posso non dire che tutte le fasi ricognitive iniziavano sempre con un momento di preghiera, si concludevano con un momento di preghiera, molto spesso di fronte a certe esperienze, a certe sorprese belle che avevamo nel vedere il corpo di San Pio, ci fermavamo ancora per pregare, per ringraziare il Signore, per sentirci stimolati a qualche, non a una pura osservazione sperimentale, ma a un'osservazione certo che ci aiutava a trovare i mezzi adatti per garantire una effettiva e migliore conservazione. Ma vi posso dire che tante volte ci asciugavamo quasi a vicenda le lacrime, emozionati e commossi di fronte a quello che il Signore ci dava da osservare. I mezzi guanti, la corona, il libro delle regole nelle mani di San Pio, il crocifisso, tutti quei segni che hanno accompagnato al sepolcro il corpo mortale di colui che per tanti anni è stato nostro benefattore.
Riprendiamo la linea in diretta da Lecce. Mi ha raggiunto in questa bellissima posizione il direttore di Teleradio Padre Pio, Stefano Campanella. Buon pomeriggio Stefano, benvenuto a Lecce. Buon pomeriggio a te Paola, buon pomeriggio a tutti coloro che ci seguono da casa. Abbiamo dunque riascoltato questa intervista realizzata a Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio in occasione delle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina il 24 aprile del 2008. Allora Stefano, volendo fare un bilancio degli anni che Monsignor D'Ambrosio ha trascorso a San Giovanni Rotondo. Beh, ricordiamo che sono stati anni intensi di grandi eventi. Un anno dopo, poco più di un anno dopo il suo ingresso nell'arcidiocesi di Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo, che peraltro assunse questo nome poco tempo prima dell'ingresso di Monsignor D'Ambrosio, quando però era amministratore apostolico, essendo ancora arcivescovo di Foggia, venne a San Giovanni Rotondo in qualità di amministratore apostolico ad annunciare che il Santo Padre aveva esteso anche a San Giovanni Rotondo il titolo della diocesi. Quindi ancora prima di arrivare come arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, il legame e gli eventi con questa realtà, con questa chiesa locale, sono cominciati con questo importante annuncio. Circa un anno dopo, il primo luglio del 2004, c'è stata la dedicazione della nuova chiesa intitolata a San Pio da Pietrelcina, una chiesa che tutti ormai, coloro che ci seguono, ben conoscono, una chiesa da 6.000 posti, una chiesa che l'arcivescovo D'Ambrosio dedicò soprattutto in virtù della delega del Santo Padre, che pur essendo ricompresa nella bolla di nomina ad arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, in quella circostanza fu ribadita in maniera particolare, perché ebbe proprio l'incarico di presiedere la liturgia a nome del Santo Padre. E al di là poi della celebrazione in sé, che comunque fu particolarmente commovente, ricordo ancora il volto di Monsignor D'Ambrosio entrare in chiesa rigato dalle lacrime, comunque ebbe in qualche modo la presenza più tangibile del Santo Padre. Proprio alla fine di quella celebrazione il Santo Padre si fece presente in quella liturgia prima della benedizione finale attraverso il dono che volle mandare a questa chiesa, uno stensorio che è rimasto a perenne memoria, perché probabilmente Giovanni Paolo II, molto legato a Padre Pio, molto legato ai luoghi di Padre Pio, se la salute gliel'avrebbe permesso, sarebbe venuto personalmente a dedicare questa chiesa, non potendolo. Ha fatto questa nomina nei confronti di Monsignor D'Ambrosio e ha voluto donare l'ostensorio. Poi nel 2006 Monsignor D'Ambrosio ha avuto l'opportunità di organizzare e di presiedere ai festeggiamenti per il 50° anniversario dell'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Ci fu una celebrazione eucaristica presieduta dall'allora segretario di Stato, il cardinale Angelo Sodano, proprio il 5 maggio del 2006, in occasione del giorno esatto del 50° anniversario dell'inaugurazione. E poi ci fu un anno di eventi, di celebrazioni, di convegni, di iniziative proprio per ricordare questa tappa storica compiuta da Casa Sollievo, anche se in quella circostanza Monsignor D'Ambrosio guardò non solo al passato ma anche al futuro, volle trarre da questa storia di 50 anni di Casa Sollievo, ma soprattutto dalle parole del fondatore, nuova linfa per guardare al futuro e per progettare il cammino che ancora attendeva e attende Casa Sollievo dalla Sofferenza. Nell'ambito di questi mesi, di questi 12 mesi, di questo anno di celebrazioni, c'è stato un momento particolare. Il 14 ottobre del 2006 il Santo Padre Papa Benedetto XVI ha ricevuto in udienza quella che lui stesso chiamò la grande famiglia di Padre Pio. Non soltanto i medici, il personale, i dirigenti e una delegazione anche di ammalati di Casa Sollievo della Sofferenza, che era tra virgolette la festeggiata, ma insieme
a loro, ci furono i frati cappuccini, ci furono i rappresentanti dei gruppi di preghiera, ci furono i rappresentanti dell'arcidiocesi di Manfredonia Veste San Giovanni Rotondo. Fu una grande festa, ma anche un grande appuntamento di fede, perché prima dell'udienza del Santo Padre il tutto si svolse, lo ricordiamo, in piazza San Pietro. Ci fu la celebrazione eucaristica presieduta dal nuovo segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone. Subito dopo il Papa scese in piazza San Pietro e pronunciò memorabili parole nei confronti di Padre Pio, nei confronti dei frati cappuccini, di Casa Sollievo, dei gruppi di preghiera, dando quell'incoraggiamento a proseguire su quella che lui stesso ha definito allora, come pochi giorni fa, il 21 giugno scorso, sulla strada che Padre Pio ha tracciato, a raccogliere quella che lui ha lasciato come eredità, e poi ha spiegato che l'eredità lasciata da Padre Pio è la santità. Poi l'abbiamo ricordato poco fa, l'esumazione del corpo di Padre Pio, che ha avuto come presidente del Tribunale Ecclesiastico per l'occasione proprio Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, il quale ha presieduto sia la fase precedente, perché l'esumazione è avvenuta in due fasi. La sera del 28 febbraio del 2008 c'è stata la rimozione del monolite di granito azzurro del Labrador, che aveva sempre per 40 anni segnato il luogo della sepoltura di Padre Pio, e del gradino di marmo rosa sottostante, e poi si è lasciato tutto così. Ma in quella circostanza è stato molto importante soprattutto il giuramento della commissione dei periti, dei membri del Tribunale Ecclesiastico, che hanno giurato sul Vangelo dinanzi all'Arcivescovo di eseguire con fedeltà il compito loro assegnato, e poi hanno giurato cinque testimoni della sepoltura di Padre Pio, che hanno attestato, mettendo anche loro la mano sul Vangelo, che tutto, prima che si rimuovesse qualunque cosa, che tutto era rimasto fermo e che tutto era così come fu lasciato da loro la sera del 26 settembre del 1968, quando poco dopo le 10:30 di sera ci fu la sepoltura, l'inumazione del corpo di Padre Pio. La seconda fase, la vera e propria celebrazione di esumazione, perché avvenne proprio in un contesto celebrativo con il Salmo numero 8 come canto d'ingresso, avvenne l'esumazione vera e propria. Rimossero le traversine di cemento che coprivano il luogo della sepoltura di Padre Pio, che lo ricordiamo era sepolto a 1,20 m sottoterra. Riemerse questa triplice bara, e poi quando fu rimosso il primo coperchio e poi fu rimossa la lastra di zinco che ricopriva il vetro che fu lasciato a suo tempo nel 68, la condensa impedì ai presenti di vedere le condizioni del corpo di Padre Pio. La bara fu portata all'interno della stanza preparata per il trattamento, e lì i periti e i componenti del Tribunale Ecclesiastico hanno potuto poi vedere le reali condizioni del corpo, e fu lo stesso Monsignor D'Ambrosio, rientrando in cripta, ad annunciare che le condizioni non erano perfette, c'era stato comunque un processo di evoluzione della corruzione corporale, però alcune parti, lui disse, erano invece rimaste intatte. Infine, l'ultimo evento che ha avuto non solo Monsignor D'Ambrosio come persona sempre presente accanto al Papa, da quando è giunto al campo sportivo di San Giovanni Rotondo lo ha accompagnato nella Papa Mobile come consuetudine dei vescovi del luogo, ha rivolto a lui ben tre discorsi, ma soprattutto vogliamo ricordare che le insistenze di Monsignor D'Ambrosio, che in ogni circostanza in cui incontrava il Papa tornava a invitarlo a San Giovanni Rotondo, hanno ottenuto questo grande risultato. Non solo che il Papa tornasse a parlare in quattro discorsi tenuti a San Giovanni Rotondo di Padre Pio, ma soprattutto, ed è questo anche significativo ed eloquente, ha dato al mondo la possibilità di vedere, attraverso le nostre telecamere che lo hanno ripreso, il Papa, Papa Benedetto XVI, inginocchiato in preghiera dinanzi alle spoglie mortali di San Pio.
Stefano, hai fatto un bilancio di quelli che sono stati 6 anni di Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio nella diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, 6 anni davvero costellati di avvenimenti e di momenti storici e memorabili, sia per la Chiesa ma soprattutto davvero per i tanti fedeli e devoti di San Pio. Questa mattina abbiamo avuto modo anche di sfogliare sia i giornali nazionali che quelli locali e,